for the only one that I see. V is very, very extraordinary. He is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Hell is for the way you look at me. Oh, it's for the only one that I see. V is very, very extraordinary. He is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Ben ritrovati cari amici di DTV alle Cantine di Platone. Inizia una nuova puntata all'insegna della cultura, dei libri, delle storie e dei personaggi. Io volevo ringraziare il duo Bequadro Suoni Naturali perché ci hanno fatto compagnia tutta questa settimana. Complimenti davvero per la voce e per la musica. Questa settimana abbiamo conosciuto un personaggio davvero eccezionale dal mio punto di vista, come donna, come atleta, come politica. È venuta qui a raccontarci, a presentare il suo libro e a raccontarci la sua vita. Lo facciamo ancora oggi, per l'ultimo giorno di questa settimana. Vi presento Josefa Idem. Ciao Josefa. Ciao. Ancora ben ritrovata. Grazie. E con piacere. Siamo all'ultima puntata, a me dispiace molto perché insomma mi ha fatto piacere parlare con te, conoscerti soprattutto, è stato un onore per me. E grazie per aver accettato anche il nostro invito di venire qui. Grazie dell'invito e voglio ancora rimarcare quanto sono contenta di ascoltare questa musica. Un aspetto che non esce nel mio libro, tant'è che dico la propria autobiografia, bisognerebbe scriverla tante volte per non dimenticarsi le ricchezze della propria storia. Ma la mia carriera sportiva è anche una colonna sonora. Per me la musica prima della gara è sempre stata molto importante. Mi caricavo prima di andare in partenza con musiche di vario genere. E adesso, visto che oggi dobbiamo fare un po' il punto della situazione, dobbiamo un attimino ricordare cosa ci siamo dette. Ricordiamo, Josefa Idem è tedesca, però italiana dal 1990. A 11 anni ha iniziato a praticare la canoa, con cui ha vinto le medaglie più prestigiose. Detiene il primato mondiale di partecipazioni olimpiche. È stato assessora dello sport a Ravenna dal 2001 al 2007 e nel 2013 è stata eletta al Senato nelle liste del PD, nominata il 28 aprile ministra per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili nel governo Letta. A questo proposito, ieri abbiamo parlato un pochino di come è iniziata la tua passione per la politica. Arriviamo ad un tema un po' delicato. Il 2 giugno del 2013 su La Voce di Romagna e poi anche sulle testate nazionali escono articoli, insomma, che denunciano che possiedi la residenza in una palestra, e questa segnalazione in pochi giorni diventa un capo d'accusa, via con i vari articoli su internet titolati La Idem ha la residenza in una palestra per evadere l'ICI, l'Olimpionica non ha pagato l'IMU, eccetera eccetera. Insomma, un'accusa forte di evasione fiscale, di abuso edilizio. So che per te questo è un argomento delicato perché comunque ti ha colpito, insomma, nel profondo, perché poi insomma la vicenda si è per fortuna risolta. Però per una donna come te, che comunque, come ha detto anche un giornalista della Repubblica, ha sempre guardato anche i 15 euro del volo, dell'aereo, uscire con questa notizia così non è sicuramente bello, soprattutto per una persona che è sempre stata onesta con se stessa e con gli altri. Come hai reagito a questa forte notizia che è stata quasi una valanga? Ma l'affare, diciamo così, ha bollito in pentola lentamente nell'arco di
due settimane. Io in quelle 2 settimane sono stata, se devo dire come l'ho vissuto, ero incredula. Ah, perché la mia burocrazia non l'ho mai seguita, l'ho delegata con un mandato preciso di fare tutto a regola d'arte. Non è per nascondermi dietro un dito, ma ho girato il mondo, sono sempre stata assente, ho avuto sempre la fortuna di poterlo delegare, perché costa, io ho speso dei soldi, più di Certo. quattrini per essere seguita, sia per quanto riguarda la parte edile che per quanto riguarda la parte delle tasse. Ho chiesto, ma cosa c'è? C'era da aggiustare una rendita catastale. Allora, io in quella casa ho abitato in passato, non ho cambiato la residenza, cosa che non fanno tante Può persone, succedere. conosco tante persone che da anni vivono nella città e hanno la residenza nella città di origine. E quindi ho chiesto come si è messi? No, guarda, c'erano degli errori, 2 anni fa tu già hai chiesto di sanare questo aspetto, chiusa la pratica, si farà un conguaglio tra quello che tu devi ancora dare al comune e quello che il comune ti dovrà restituire, perché ciò che tante persone non sanno è che io dovevo dare 3.000 euro al comune. Per sanare alcuni anni e per sanare altri anni il comune deve dare 2.000 euro a me e parliamo di 1.000 euro. E trattasi pertanto di una microfessura nella mia amministrazione personale in cui sono entrati col carro armato, va Sì. bene? E non sono riuscita a spiegare questa cosa e ho sostenuto tutto quel periodo questa tesi. Non l'ho seguito questo aspetto, ho dato mandato di fare tutto bene, ci sono stati degli errori, mi assumo le responsabilità per una cosa che non ho seguito perché riguarda me. E, per questo però non sono una persona disonesta. All'indomani di questa onda mediatica molto violenta, non soltanto nei miei confronti, ma anche nei confronti della mia famiglia, ho Infatti deciso di dimettermi perché ho detto, guardate che non me l'ha mica ordinato il dottore di fare la ministra. arriviamo al 24 giugno, la decisione di dimetterti dal tuo incarico. È una decisione forte, coraggiosa, ma probabilmente necessaria, perché comunque tu scrivi ho sbagliato, è stato un errore di distrazione, ma del resto il peso comunque di questo errore diventa più forte quando riguarda qualcuno. Insomma, che fa parte della politica, soprattutto in un momento come questo, politico come questo, dove veramente ci sono tantissimi argomenti in ballo, il fatto che possa venire fuori una cosa del genere da parte di un politico sicuramente pone l'attenzione in maniera più forte. Però volevo anche, insomma, Voglio però. sì, no, con questo voglio dire che sicuramente c'è stata un'aggressività C'è stato. probabilmente Io ho visto che c'è sproporzionata stato rispetto. comunque un accanimento, perché Sì. a partire da una residenza che non avevo cambiato, e figuriamoci che sto lì a fare la furba per 200 euro all'anno, no? Certo. Ad arrivare ad articoli in cui facevano interviste a persone casualmente che poi hanno detto. Vabbè, poi so anche che salta la fila alla cassa del supermercato. Ho detto a questo punto non so più cosa andranno ad imputarmi. Tant'è che in questo momento sono in corso delle indagini nei miei confronti perché poi mi hanno passato sotto l'attacco e hanno costruito delle accuse che hanno portato proprio anche ad un esposto alla Procura della Repubblica. Ho detto. Sono solo una persona normale, essere una persona normale in Italia è pericoloso perché abbiamo un groviglio di leggi enormi, norme che non sappiamo mai se siamo davvero a posto con la nostra amministrazione. Ho detto, se questo alla fine diventerà anche la baracca delle galline che abbiamo nel cortile e ci diranno che abbiamo fatto Sì. abusi edilizi anche lì. Ho detto, mi sottraggo e spiegherò in futuro. È un po' come l'orda del re che insegue Sì. un animale che o si fa cacciare o si finge morto. Io mi sono finta morta per poter resuscitare e spiegare. Insomma, è stata una situazione anche un po' gonfiata in un certo senso. C'è un giornalista della Repubblica, Gianni Mura,
che ha scritto insomma degli articoli e viene fuori, fatta fuori dai giornali di destra e da Letta. Tu pensi che ci possa essere stata una sorta di complotto nei tuoi confronti, veramente per farti fuori, perché magari potevi essere un personaggio scomodo in un certo senso alla politica italiana? Ma l'immagine, che io cerco sempre immagini, no? E l'immagine che mi è venuta in mente pensando alla mia vicenda è stato l'incidente nucleare a Chernobyl, che è partito da un piccolo difetto che ha scatenato tanti altri effetti, no? E così dal non aver compiuto, dal non aver finito, dopo 2 anni di procedure, questa correzione della rendita catastale, si sono sommate tante cose. Pensiamo solo al cittadino normale che oggi fa fatica a pagare l'IMU. Pensare che ci sia una ministra che ha fatto la furba sull'IMU, figuriamoci. E questo è l'aspetto che più capisco. Sì. Dopodiché direi che si sono sommati tanti aspetti e dopo 2 settimane in cui si dice che la IDEM non è più l'eroina nazionale ma è un'autentica ladra, è una criminale, questo inquina la percezione delle persone e ho preso atto di questo. È una cosa molto brutta, tra l'altro c'è un'espressione che tu hai utilizzato, mi fa male la carne, che è stata un'espressione che tuo figlio aveva espresso tempo prima. Mio figlio quando era piccolo si era ammalato di mononucleosi e diceva cos'hai, sto male, ma cos'hai, ho male alla carne, diceva. e in quel momento, sebbene io non mi identifico con un ruolo, perché perdi il ruolo e perdi anche te stesso, no? Però mi ha fatto molto male dover lasciare un lavoro in cui ho voluto dare un contributo e sono sicura e convinta che avrei dato un ottimo contributo e essere vista in modo così diverso rispetto a quello che vedo io me stessa, certo, e rispetto al modo in cui mi sono sempre posta mi ha fatto molto male in quel momento lì. Avevo male fisico e mi è tornata in mente questa espressione, ma tempo 5 giorni avevo già superato la cosa. Sempre per dare un'immagine, sono caduta, mi sono rialzata subito, ci ho messo alcuni mesi per cicatrizzare le ferite, in questo momento sto curando i lividi sull'anima. Ecco, e ti ringrazio per insomma queste parole, perché so che per te è un argomento delicato e quindi insomma lo volevamo volevamo confrontarci in maniera molto, andarci un po' con i guanti su questo argomento. Ritorniamo al tuo libro, perché poi alla fine è questo il motivo per cui sei qui. Partiamo dalla fine, è il libro che raccoglie le storie, la vita, le vittorie, le sconfitte di una campionessa olimpionica. Questo libro mi ha colpito, di questo libro mi ha colpito i titoli dei vari capitoli. E farsi crescere le ali, crederci, progettare, cambiare, vincere, partecipare, continuare, volare. Sembra quasi che descriva il percorso di vita di una semplice ragazza di provincia che diventa una campionessa olimpionica. E ci vuoi spiegare cosa significa per te ognuna di queste parole? Allora, sono le stazioni del mio percorso. Sono stata ispirata dall'autobiografia di una grande campionessa tedesca che si intitola Non solo l'altezza cambia. Quindi dalla prima Olimpiade alla quale tu partecipi, all'ultima Olimpiade sei diventata un'altra persona. E, mettimi ancora la sequenza, ognuno può. Allora, farsi crescere le ali. È il periodo delle prime Olimpiadi in cui da ragazzina dovevo trovare il modo di essere protagonista, lasciando alle spalle proprio, così si dice, il verde dietro le orecchie. Far spuntare le ali, quindi. Sì. Poi c'è crederci. Sì, è stato il periodo in cui ho dovuto lasciare alle spalle questo complesso, no, dei troppi muscoli è la seconda Olimpiade in pratica. No? Poi c'è progettare. Progettare e lavoro assieme a mio marito in cui impariamo un metodo. Cambiare.
cambiare è stato non essere soltanto atleta, ma diventare madre e cimentarmi in altri progetti. Vincere. Vincere è stato Sydney. E partecipare. Partecipare è stato partecipare alla vita politica. Continuare. Continuare è stato proiettarmi verso Pechino. E poi volare. È stato, guardate che è paradosso, ma è stato Londra in cui ho trovato comunque la leggerezza e la spensieratezza della ragazzina. Siamo arrivati al termine. Un cerchio che si chiude. Siamo arrivati al termine delle nostre puntate. Io veramente voglio ringraziare Josefa Idem per averci raccontato la sua storia. E concludiamo con una domanda. Cosa sogni per il tuo futuro e per quello dei tuoi figli? I miei sogni in questo momento sono innanzitutto legati al futuro dei miei figli e auguro a loro la fortuna di scoprire le proprie passioni e che queste diventano la base del loro futuro e che sia un futuro da protagonisti delle proprie scelte. E perché loro possano farlo, io dovrò diventare una brava professionista in quello che sarà il mio futuro lavoro. Con una madre così sicuramente sono convinta che i tuoi figli avranno un buon esempio. Io sono davvero contenta di averti avuta qui, io ti ringrazio, grazie di averti conosciuta. Grazie a voi. E grazie anche a voi per averci seguito qui alle Cantine di Platone. Io vi ricordo che l'appuntamento torna la prossima settimana. Io lascio spazio ai Bequadro Suoni Naturali e vi ricordo che le Cantine di Platone tornano dopo il weekend. Quindi non mancate, mi raccomando, con un'altra storia e un altro autore. Tutto da raccontare. All my life is still, I'm trying to get out that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I grew, I showed that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm to get it all hard, what's in my hand, that I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get through all the night. Scream for the top of my lungs, what's going on? And I say, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? Oh my God, I try all the time. Institution and I pray, oh my God, to pray. I pray every single day for revolution. And so I